thank you singolare no straordinario forse ah scusate cari amici di telegarda ben ritrovati spero sempre di trovarvi in ottima salute naturalmente interessati a dialetto quindi mi raccomando quaderno, penna come sempre come scolari, dirigenti, disciplinati tra l'altro vedo la signora Marta già pronta la signora Marta è la signora che è molto attenta al nostro dialetto alto gardesano anche se il marito Edoardo mi dice che purtroppo da qualche tempo pensa più al dialetto che a lui naturalmente scherzo un caro saluto a Marta e al marito Edoardo così come saluto i tanti che ogni tanto mi fermano per strada per darmi anche dei consigli e farmi anche delle giuste critiche quindi vi saluto e stavo vedendo qui quale parola posso oggi scegliere per indicare la puntata perché veramente trovo una puntata eccezionale ma ho già usato questa parola singolare, straordinaria speciale, fuori del comune ma io ritornerei a dire è una puntata eccezionale guardate, ci metto le doppie Z come c'è un film mi pare eccezionale veramente no? quindi è una puntata veramente eccezionale perché ho un ospite ecco, fuori del comune ecco, fuori del comune, perché pensate un po' è stato qui, ha lavorato nell'Alto Garda per Sette anni se non ero, ha fatto un lavoro molto particolare che adesso voi conoscerete e pensate un po', è un appassionato già di dialetto, ma ha abbracciato così il nostro dialetto altogardesano che nel momento in cui se n'è andato, pensate un po' ha lasciato a ricordo della sua presenza una bellissima poesia in dialetto alto-gardesano intitolata Questa poesia La Mebusa. Voi capite che non potevo non andare a cercare questo personaggio. Che adesso naturalmente vado a presentarvi. Pensate un po', ho qua il capitano dei carabinieri Andrea Oxiglia. Buonasera, Eccolo Sam, qua. professore. Andrea, buonasera a tutti. Beh, sono contento di avere qua un capitano dei carabinieri che uno dice ma come capitano dei carabinieri scrive in dialetto? no non solo scrive ma si interessa di dialetto di un dialetto particolare di una parlata particolare che adesso noi andremo a conoscere quindi grazie veramente Andrea grazie per questa sua o tua presenza perché lui è già entrato in sintonia con me sono quelle persone che conosci oggi e che dici ma questa mi sembra di averla già conosciuta e quindi siamo entrati proprio per questa passione che abbiamo per il dialetto allora Andrea spiegami innanzitutto tu sei stato qua sette anni, sette anni, però tu avevi già una sette passione anni. non tanto per il dialetto alto-gardesano, ma per quale dialetto? Per quale parlata? Non so se per ecco, una lingua ecco, una lingua. lingua minoritaria del 1200 che è parlata in provincia di Verona, in Lessinia, sul confine con Ala, a Giazza, a Luzerna, Lucerna, qui in Trentino, e a ad Asiago, a dire la verità a Roban o a Mitterbald, cioè a Roana o a mezza selva di Asiago. Quindi siamo un po' in Trentino, un po' in Veneto, un po in Trentino, un po in Veneto. sulla dorsale che si fa. dorsale che seppa quella della grande guerra peraltro. Certo. No? Eh. E, mh, questa passione nasce un po' dall'origine familiare, perché io sono mh, di nascita veronese di eh, battesimo folgaretano, di crescita folgaretano, di folgaria, eh, dell'Altopiano de, de, de piano Cimbro appunto, di folgaria di Verona e Luserna e Rivam de adozione. Ecco, quindi, eh, quindi insomma, io sono un po', diciamo che sono forse più trentino che veronese, mh, posso permettermi di dire questo. Ed è un po' particolare che un ufficiale dei Carabinieri, non soltanto dopo quattro anni di eh, servizio a Roma, fosse stato mandato, sia stato mandato a, in Trentino, a Riva del Garda, certo. e poi inviato, destinato a Trento al comando attuale del nucleo investigativo di Trento. Okay. Quindi insomma io sono, sono abbastanza fortunato e anche perché così riesco a continuare a, certo. a curare il mio, la mia passione verso i cimbri, verso il cimbro, verso la poesia e, eh, e anche verso la poesia in dialetto locale che penso di avere. Parzialmente, parzialmente, imparato, agevolato dal fatto che parlo del Trentino della Pallagarina, di Folgaria. Insomma, ecco, vi ecco, dico subito che del cimbro parleremo in una prossima puntata perché vi anticipo che naturalmente Andrea Auxilia non è che mi accontento di tenerlo qua per una puntata, lo avremo anche in altre puntate e vi dico subito che del Cimbro parleremo più avanti. E avremo modo anche, certo in una prossima puntata, e avremo modo di mettere a confronto appunto, la parlata cimbra, la lingua cimbra con il nostro dialetto. Ecco, eh, chiariamo subito un equivoco. Mm. Eh, la lingua cimbra non ha niente a che vedere con i famosi cimbri no. e teutoni, i no. famosi sconfitti. No. No. Eh, no, ecco, no. appunto, chiariamo Questi cimbri, questo. lo diciamo subito a scanso di equivoci, questi cimbri furono popolazioni bavaro-tirolesi che nel 1200 vennero chiamate dal vescovo Vanga di Trento e poi dal vescovo Bartolomeo della Scala di Verona a Roncar. A sistemare, a pulire, diciamo, ecco, a disboscare di le zone incolte dell'Altopiano di Folgheria e la Vallone Ugerna, dove peraltro rimasero, e la, della Lessinia, Cimbra Veronese. Dove quindi è un chiarimento storico, niente ecco, i cimili, teutoni basta, famosi che, esatto. che quelli cimbri erano ma del nord Europa fra l'altro sì, sì, Invece qui parliamo della zona bavarese, quindi Germania, Bassa Germania, bene. Adesso però con Andrea Auxiliano posso non chiedergli. Siccome fra l'altro il, il TG di Telegarda, proprio quando c'è stato il commiato del capitano Oxiglia dall'Alto Garda, c'è stato attualmente il solito saluto con le autorità e lui ha voluto fare una cosa fuori dell'ordinario, cioè ha declamato questa poesia scritta da lui, La Mebusa, che abbiamo sentito già al telegiornale. Di Telegarda, ma che adesso l'abbiamo sentita solo Sì, certo, il tempo passa. Ci sì, l'avevamo sì. sentita declamare poco, adesso la voglio sentire tutta, sì. caro Andrea. Sì. Sono pronto a questa eh. prova, eh, Nel Quindi Tempio del, nel a... Tempio del dialetto Alto Gardesano, oh, mi sento in no, seria beh, difficoltà, beh, nel Tempio, di... diciamo, eh, dai, nella bicocca. Sì. Nella bicocca, sì, eh, va risente così, vabbè. Allora il, posso dire com'è nata, professor? Certo, eh, questo sicuramente. Nel momento in cui un ufficiale dei Carabinieri lascia un posto, generalmente c'è una tradizione nei Carabinieri, no? gli ufficiali dei Carabinieri, il mio ruolo, hanno l'obbligo, eh, dettato peraltro da regolamenti... Eh, Dell'arma hanno l'obbligo ogni tot di tempo di lasciare l'incarico di comando per una tradizione e una disposizione eh, storica che, 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 che parte dal 1814. Quindi, un ufficiale carabinieri deve sapere quando arriva in un posto che lo lascerà. Ok? Certo. Quindi, tutto il lavoro anche morale, sentimentale, psicologico, psicologico che deve fare su se stesso e sui suoi carabinieri è quello di sapere che da quel posto se ne deve andare. Ma quando il posto è un posto incantevole come il nostro Lac de Garda, addirittura come la nostra Busa, uno fa fatica poi quando deve andare via. E che sono stato fortunato perché sono stato mandato a Trento e sono sempre abbastanza prossimo alla mia folgaria. Però te quando si tratta della, del, del, del Lago di de Garda... Non, non, e allora... Per come dire, fare in modo che questo distacco fosse meno forte, il poeta ha scritto una poesia sulla è musica. È emerso il poeta. È emerso il poeta. Poeta alto gardesano. Quindi concedendo... Il possiamo dire do, sulle orme di Floriani? Perché tu sei anche un estimatore ecco, totale. di ecco, un Non è che nasce totale. per caso questa sua passione. Non sia mai, no. no. Estimatore totale del Floriani. Quindi è stato come dire un distacco più tenue il poter consegnare ai cittadini per tramite dei due sindaci dei paesi principali questa poesia. Come a dire, ve lasso sta poesia, non no, no vago via, sono sempre chi decide. Esatto, la tua poesia eh. è presente, tu presente. sei via, ma, ma con lo spirito che sono. Ma non ghissom. Sentite che è già Manu dialetto Manu locale. Allora la leggo. Vai Andrea. La mebusa. Sciap de querti che me verdesso solandri. Vorrei tegnirve con mi fore for. E for. Podesse avere maniera, tasteria sta terra embrumada de cel, impasta con gozzad de ora acidiosa, do copi bruli ben cotti e adasad olif de narzent marzolin. In toc de briom, pan in scarsela e porteria con me, zugatolon compagno che te che sconde l'aca quei de arco. Rochetta tista Bona vecia si ora, postata su un canapè de spegi che è slusega e sguazza, te ride sdentata dalla tua santa Barbara. «Vei, vei con mi, busa, vei, non sta a lasciarmi proprio adesso in tena già sera de dolor, che non può sto me cor farghe la saverte soliva, inzenocciada a pregarli in violada e a supiar di enot, sui mocoi e in pizzai de na nave insognada. Carezzemi coi maroneri de broglio, smorza il vento e i sozzighi tasi in atim, fa che da sol se metta a suonar quel tocor cor stona che la renga in tona». Che dice, professore? Beh, intanto lui... Adesso. E ride, no? Ride e mi passa. Ride perché mi dice, mi chiama il professor. Ma sei tu il professor? No, sei tu lo no, studioso, no, il vincitore no, di no, premi. No, 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 Io no. sono l'ultimo, sempre sono l'ultimo arrivato. Che ha la fortuna di essere cresciuto col dialetto e quindi mm. ho cercato di dare un po' Una di regole fortuna. dal un punto di certo. vista grammaticale certo. a questo dialetto, che altrimenti viene scritto un po' così, alla mm. carlona. Mm. Allora, devo dire, beh, ha letto in modo. <ride> splendido perché non, ha, non so, avete sentito non ha avuto un'interruzione non si è inceppato non ha detto una parola per un'altra anzi addirittura ha usato gli accenti alla rivana cioè gli accenti sì, chiusi esatto. questo è molto importante perché noi ad arco abbiamo gli accenti mm. per lo più ho studiato a, anche questo però so. sì, e aperti ovi, eh, eh, ovvi e Invece, volevo far notare eh, qui eh, queste, queste due parole che lui, lui usa, perché chiaramente sono parole che probabilmente li derivano dalla sua eh, conoscenza. Eh, della folgaretana. folgaretana mm. esatto. Parla di Dase d'Olif, la dasa, mm. anzi al singolare, Dasa d'Olif. Ecco, la dasa, noi eh, per dasa intendiamo il ramo. Del pes, della bete, bete. dell'ares, mm. le dase. No? Ecco, quando si va in montagna, si pulisce una pianta, ecco, si taglia le dase, quindi, ecco, quindi eh, è scorretto. È, qui è scorretto. Qui è un errore, devo mm. dire: mm. abbassa mm. leggermente mm. la votazione, mm. però comunque siamo sempre su livelli elevati, perché dobbiamo pensare che lui non è che legge una poesia di altri, eh? questa è l'ha scritta lui. Mm. Quindi capite, eh, cioè, se, se, voi, se voi poi leggete anche Floriani adesso eh, non mm. voglio dire però, vedete che c'è una certa affinità nel modo di descrivere le cose, gli oggetti, gli aspetti fisici, ci sono i colori, i movimenti, i rumori eh, e naturalmente le emozioni. No? Quando si descrive in questo modo un paesaggio, chiaramente accanto a ciò che si vede, poi eh, mm. ci sono anche le emozioni, ciò che si prova, ciò che si sente, ecco quindi dicevo dasa d'olive poi mi, mi, mi volevo eh, far notare anche con coi maroneri del broglio ecco i maroneri al broglio pu che i maroneri che è i castagneri gli mm. po' perché i maroneri è quei che troviamo in Troiana a Adrena a Pranz che è quei che fa i maroni eh? ho capito quindi direi che lei è meglio i castagneri giusto. Ecco, giusto queste due giusto. poi c'è un altro termine che vorrei sì. sottolineare, però certo. non mi permetto, professore, certo. se lei aveva qualcos'altro da sottolineare. No, no, sono, no, volevo far notare un'altra cosa. Prego, come. no, no, prego. No, volevo, ecco, vedete questo carezzeme siccome mm. si sta riferendo eh, al tu, tu carezzami. Mm -hmm. Ecco, mi raccomando, vedete qui è importantissimo in questo caso l'accento perché carezzeme non è carezzeme. Mm. carezzeme carezzami tu, carezzeme, carezzatemi voi. È quasi un imperativo, no, come dire carezzami certo. per forza. Ecco, però l'accento tonico. Per il tu certo. va sulla prima e, mentre per voi accarezzami tu, quindi la prima e, accarezzatemi voi, è sulla seconda. Quindi ecco, voglio sempre, io purtroppo eh, dico sempre, che questa è una trasmissione didattica, e devo sempre ogni tanto approfittare per farvi notare l'importanza dell'accento, in questo caso tonico, eh, dove cade l'accento della voce. Bene, detto questo, allora. Ma Andrea... no, volevo sottolineare una parola che mi era stata sottolineata subito quando consegnai la poesia mm. al sindaco eh, amico Adalberto Mosaner, Mosaner, il quale mi sottolineò: Ma com'è la che ti hai messo Solandri? Ecco, Dico, bravo. Solandri sì. è una intanto per la metrica ci stava bene Solandri. Solandro è l'abitante della Val di Sole, sole. non c'entra nulla con la poesia ovviamente ma richiamava il sole quindi è come dire, io penso che si possa definire una figura retorica tipo allegoria forse è un'allegoria cioè richiamo con un altro termine un, un, Beh, qui, un, 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 su, un suono, un'immagine no? E siamo quindi, allora nella creatività poetica certo, quindi, per diciamo quindi una, ecco. sentite avete. Con... e quindi Solandro, non intendo in questo caso sole, che Mevardè Solandri chap de querti che me vardè Solandri è, è come dire pu, pu, pugno di... di, 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 di di, di, di tetti che mi, che, mi, che mi osservate al sole, però al sole, però al sole non sole. mi piaceva, eh, mi piaceva solandro Solandri. perché c'è anche un rumore, c'è cioè il solandro come se Beh. il sole eh, rifrangesse i propri, i propri raggi sui tetti e quindi mi piaceva più il Beh. solandro. No? Chiedo al nostro cioè. Fabio Galasca, è coautore, possiamo passare questa, questa parola? Bene. Fa così, quindi va benissimo, benissimo. Okay, quindi okay. abbiamo creato questa parola. Bene, benissimo, sì. Ecco. Beh, nella poesia è bello anche no? il neologismo, no? cioè, sì. nello studio del cimbro, lo vedremo più avanti, io sono stato un po' criticato, perché eh, dalla, dalla critica? La critica mi ha sempre ben voluto, però certi studiosi dotti del cimbro eh, ravvedevano in alcuni, pochissimi in vero, termini che io ho utilizzato in certe poesie, ravvedevano una, una, una forzatura neologistica che... Forse non andava troppo bene. Sì, anche perché veniva da un giovanotto e quindi, e quando quindi i giovanotti andava... e eh, gli intellettuali sono di solito solito una quello. certa età, come Lo la mia, ne... ecco. che pensano sempre di, di saper tutto, di avere Però ne parleremo una no? prossima puntata. Ne invece, invece, bisogna avere l'umiltà di accettare anche i consigli che arrivano. da Perché ho detto giovanotto, perché. Non, è neanche, non arriva neanche ai 40, neanche ai 39, neanche ai 38, neanche ai 37 a 36 anni. Quindi complimenti Andrea Grazie. per la tua carriera e per questa tua passione per il viamento. Grazie. Ecco, è il caso magari di, di provare a fare una parafrasi certo, certo. in italiano: certo, certamente, certamente. Eh, mi aiuta? professore? No, aiuta. ma qui sei tu. Il allora, schiap de querti, cioè ehm, ehm, insieme, sarebbe lo schiapple, come dire? Di uccelli, di solito schiapple, sciap con degli osei. Vero, degli osei. Ecco, il, E vedete, nif. con l'apostrofo importante Beh, certo, per evitare sì. schiap. Schiap de querti, eh, quindi, quindi dei, tetti. dei tetti, che mi guardate assolati, Bravo. diciamo così, vorrei tenervi con me per sempre fore e for. Potessi? vi mangerei, assaggere, assaggerei questa terra eh, embrumata, come si può dire, coperta, eh, coperta eh, bagnata, bagnata. bagnata di cielo, impastata con un goccio di ora fastidiosa, fastidiosa eh, esatto. due eh, tegole brune ben cotte e un ramo, ramo d'olivo di un argento marzolin. Allora, marzolin l'ho copiato, lo ammetto, sono pronto ad assumermi la responsabilità penale di quello che sto dicendo, l'ho copiato. Da, term, da un termine che viene utilizzato spesso e a me piace moltissimo perché ha una musicalità molto forte eh, usato spesso dal, dal mio maestro eh, Floriani il maestro Marzolin. Marzolin Marzolin vuol dire che è un argento tipico dell'ulivo di marzo è bellissima come immagine quindi non so, dai anche una connotazione del periodo della stagione è un termine fantastico per la poesia l'ho mutuato dal maestro non ho dal parole maestro. perché qui c'è una lezione proprio grazie, grazie. vai avanti un pezzo di brione come fosse pan in scarsella, perché Brion l'hai fatto così, no? che il vaso è da una, una banda, no? è, pica. È, il piquenzo, è il pica, e quindi pare che sia un pezzo di pane messo in tasca nella busa de, che viene fuori, e, e il portiere lo porterei con me Zbogatolon simpaticone simpaticone che non sei altro che nascondi il lago a quelli eh, di Arco, Arco e eh. noi lo vede se non gli è da Bologna se eh, sente eh. Mario Matteotti eh sì notasi, guarda, perché sennò quelli si se, se inchietta. allora Rocchetta stai tranquilla vecchia signora appoggiata su un canapè diva, come, canapè da sì, me è divano, divano, divano. Su un, ecco, su una, un divano di specchi che luccicano e eh, schizzano eh, eh, tu ri, ridi sdentata dalla tua Santa Barbara, mi piaceva sì, questa sì. immagine di Santa Barbara perché Santa Barbara, no? se uno la guarda bene da, da sotto Dall'idea no? da l'idea che gli, le arcate sì, no. siano dei buchi di denti, no? Qualche, una di una denti bocca che, ba che, che bancano. No, no, mi è piaciuta questa immagine, sdentata dalla tua Santa Barbara. Vieni con me, Busa. Vieni qui, è l'ufficiale che sta partendo qui, qui l'ufficiale se ne sta Tieni andando come. sul lago, non lasciarmi proprio adesso in una eh, ghiacciaia di dolore, che non può questo mio cuore farcela, saperti da sola inginocchiata, prostrata a pregare l'inviolata e a soffiare giorno e notte sui ceri accesi di una navena insognata è come se dall'inviolata dall si potesse vedere, eh, nave, no? Costa qua, la costa veronese mia certo. veronese mia e... Accarezzami con i eh, ipocastani, i ipocastani allora. del broglio, della zona del broglio, spegni il vento e i suoi urli, taci un attimo, fa che soltanto si metta a suonare quel tuo cuore stonato che la renga intona. intona. Eh. Questa è la parafrasi. Sì, so. Oggi non ha mai partecipato a nessun concorso nazionale perché volevo, che eh, fosse, eh, de, come dire, destinata unicamente ai miei concittadini della Busa. Proprio nof, Nova de Trinca. Nova de Trinca, data e consegna così... Eh, come di mio diretta, lascito, come eh, lascito della mia, proprio, esatto, della della mia, mia esperienza mia e, e della, della mia, mia esperienza esperienza qua, qua. Una bellissima che, esperienza. Certo che okay. uno che scrive una poesia così evidentemente non solo ha conosciuto molto bene i luoghi che ha frequentato per lavoro, ma li ha apprezzati anche tanto da scrivere dei versi così belli e che lui ha saputo commentare Io avete sentito io proprio bocca chiusa eh, per quello quando mi dice professore eh, dico guarda che il professore sei tu beh, a parte la sua conoscenza del cibo ma poi avete sentito come si presenta in modo Milusinga. veramente Milusinga, ec eccezionale no no ma veramente bene io direi allora abbiamo eh, intanto conosciuto il capitano Auxilia la sua passione per la lingua cimbra, la sua passione per il dialetto alto-gardesano, al quale sicuramente dedicherà qualche altro pensiero nelle sì, prossime sì, puntate sì, che andremo sì, a fare, sì. magari accennando anche qualche verso di Giacomo Floriani, che certo. lui apprezza molto. molto. E quello che mi interessa, vedremo di fare un confronto fra la parlata, la lingua cimbra e il dialetto alto-gardesano, lingua cimbra che a volte ha delle affinità perché anche le nostre, siccome il cimbo deriva da tante parole tedesche sì, di origine sì, tedesco, germanica tedesco, eh, e, quindi, e quindi noi anche noi abbiamo parole eh, eh, non so adesso il boter, il, il burro, Lure, no? certo. poi certi lavori, certi mestieri appunto hanno, derivano slosser slosser è quello che fa slusser, Lusser. che fa le le le, le chiavi, le serature. Slosser, noi sì, diciamo. Sì. Per cui vedremo appunto questa curiosa eh, così, vicinanza fra eh, lingua cimbra e parlata alto-gardesana. Però, adesso a questo punto, che mi pare siamo ormai arrivati alla puntata, penso che il regista ci dice che ormai siamo abbastanza avanti, io però volevo approfittare per donare al eh, Capitano Xilia questo libro che è uscito proprio recentemente per opera del Circolo Culturale di Nago. Sì. Nago Torbole, sì. non voglio dimenticare. Nello. Libro scritto da Gino De Bonetti, l'architetto Gino De Bonetti e Tullio Rigotti, sul non Parlar de Nac. C'è cioè un libro che praticamente contiene eh, un sacco di ricordi, di aneddoti, modi di dire, filastrocche, ricette e poi alla fine uno splendido glossario, con Grazie. tantissime centinaia di vocaboli, è un a il dialetto il il naghese, il, ecco, il che ci riporta bellissima. un po' agli usi, costumi, tradizioni del passato che io ritengo siano utili riportare al mondo di oggi, proprio per riscoprire questo passato che molto ci può ancora insegnare. Fra l'altro eh, c'è una bellissima eh, prefazione a questo libro, addirittura di Elio Fox, lo studioso trentino sì, di sì, dialetti e quindi che ci ha certo omaggiato di questa sua introduzione. Quindi, grazie, grazie ad Andrea, grazie anche grazie, da parte di De Bonetti grazie, grazie e di eh, Tullio Rigotti. Grazie. Naturalmente, vedete che veramente questa è stata una puntata fuori dell'ordinario. Un capitano dei carabinieri, appassionato di dialetto, che ringrazio di nuovo Andrea. Grazie professore. E naturalmente il ecco, professor prossima. Sandro. Sandro, alla prossima, Sandro se dai. no Sandro mi sento troppo. Siamo alla formali, prossima. Quindi cari amici, un caro saluto, naturalmente vi aspetto e ricordate non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Arrivederci. Buonasera.